Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e oggi, come da tradizione, commentiamo gli Oscar di quest'anno. Sì, lo so che volete il commento al vetriolo sui look delle star sul red carpet. E infatti non vi deluderò, ma non ne parlerò in questo video, bensì nella mia rubrica settimanale Ficca Naso, online tutti i venerdì, in questo caso domani, sul canale di Screen Week. Perciò se stai guardando questo video appena uscito, domani alle 14, troverai il mio Ficca Naso su tutti i look delle star su Screen Week. E invece se lo stai guardando dopo, beh, allora trovi il link del Ficca Naso già pronto nell'info box. Grazie ancora di cuore per aver seguito la nostra diretta live su Screen Week TV. Eravate una marea e ci avete fatto finire secondi in tendenze live. Avete resistito in tantissimi fino alle 6 del mattino. Grandi! Chi ha perso la diretta può rivederla sempre sul canale di Screen Week, vi lascio il link nell'info box. Ah, e fateci sapere se volete che replichiamo per i delegati, i David di Donatello, certo. Vi ricordo che questo sabato 10 marzo, dalle 16 alle 17, sono a Cartoomix, Milano Fiera Ro, presso lo stand di Team Comics, padiglione 12, stand U31. Altrimenti, sempre lo stesso giorno, in tutti gli altri orari, mi trovate allo stand di Tarma, padiglione 16, stand 104. E ora passiamo alla ciccia. Le statuette. Sì, no, forse, perché? Io vi do la mia opinione, siete liberissimi di essere o non essere d'accordo. L'importante è che esprimiate il vostro giudizio nei commenti con l'eleganza che contraddistinguerebbe una persona elegante. Lo so che non è per tutti essere eleganti, ma sforzatevi, vi prego, di essere civili. Allora, diciamo innanzitutto che quest'anno non c'è stato un film in particolare che ha sbancato. Anche perché non è che ci fossero film sconvolgenti, a mio parere. A parte Chiamami col tuo nome, chiaro. Comunque, infatti, i premi più prestigiosi se li è presi, diciamo, il meno peggio, ecco. Cioè, La forma dell'acqua. E cominciamo con questo, che si è beccato miglior regia e miglior film. Miglior film. Veramente? Veramente. La mia recensione sul film la trovate linkata a fine video. Molti l'hanno già vista, quindi sarò breve. La forma dell'acqua è un bel film, che ho apprezzato molto e che è molto godibile come prodotto. Ci sono tanti spunti interessanti, ma non è un film eccezionale. E per vincere un Oscar devi essere eccezionale. È grazioso, interessante, intelligente, ma per certi versi già visto e a momenti superficiale e stereotipato. Non lo so, Del Toro onestamente secondo me ha fatto pellicole degne di più nota, che non sono neanche state prese in considerazione per le nomination. La forma dell'acqua è il suo film più disneyano, passatemi il termine, e forse è per questo che ha riscosso un successo più ampio, ha raggiunto più persone, ecco. Il fatto di vederlo trionfare come miglior film, secondo me, può significare due cose. Uno, che non c'era nient'altro di meglio, e questo può suggerirlo il fatto che in nomination tra miglior film c'era anche Get Out. Fichissimo, eh? Ma candidatura al miglior film. O due, gli americani, come al solito, dimostrano di essere un popolo un po' sempliciotto, frivoletto. Non tutti allo stesso modo. Per carità di Dio, insomma. Però lo sapete, loro fanno Stranger Things. Simpatico, coinvolgente, nostalgico. Ma sempre la paura è racchiusa nel mostro negativo. Boo! Invece gli europei affrontano temi analoghi facendo Dark, che sta proprio a un altro livello. Comunque, lo sapete già, io ero Team Call Me By Your Name, avrei assolutamente premiato Chiamami col tuo nome. Ma è andata come è andata. Come miglior regia, beh, a Del Toro, che gli vuoi dire. Eppure in questo caso specifico io gli avrei dato miglior fotografia. Non regia, ma nonostante l'anno scorso sia accaduto con La La Land, quest'anno forse sarebbe suonato strano che avendo lui preso miglior film non avesse poi preso anche di conseguenza miglior regia. Miglior attrice protagonista Frances McDormand. Niente da dire, io sono d'accordo. Per me se la battevano lei e Sally Hawkins, che ha trasmesso tanto anche senza battute. Però la McDormand ha dimostrato di essere una fuoriclasse, come sempre. E inoltre, come dice la nostra Ilaria della mia redazione La Rock Squad, nel suo ultimo fantavoloso articolo su www.violetta.rocks, che vi consiglio di andare a leggere, sui vincitori degli Oscar, cito testuali sue parole: la McDormand è una donna che ha il coraggio di alzarsi in piedi per qualcosa che non sia solo guardate quanto sono bella, ma guardate quanto siamo capaci, riferito ovviamente alle donne. Fanculo, le siringate, il silicone, le passate di ferro da stiro, le puntine appunturate agli angoli della bocca come Ashley Judd o Sandra Bullock. La McDormand sul palco del Dolby Theatre c'è salita senza trucco e senza ritocco a 61 anni. Vabbè, non è che adesso tutti devono far così perché sennò so codarde, però che coraggio. Per quanto riguarda Margot Robbie, so che molti l'avete rifata, sì, è stata davvero brava in Tonia, ma secondo me le mancano ancora quelle spalle forti e quella tempra di un'attrice da premio Oscar. Ci stupirà di nuovo più avanti, ne sono certa. Migliore attrice non protagonista, Allison Janney. Anche qui niente da dire. La sfida effettiva era più che altro tra Laurie Metcalf e Allison Janney, appunto. Ma quando vedrete Tonia, se non l'avete già visto, penso che per lo più concorderete con l'Academy sul fatto che Allison ci ha vinto proprio a mani basse, rea. Esemplare. Passiamo ai mascoli. Miglior attore protagonista, Gary Oldman. Sì, lo so che tifavamo tutti per Timothy Chalamet, che è venuto vestito tutto in bianco come uno zuccherino e che ha dimostrato un innato, fresco, spontaneo e brillante talento. Ma vedrete che anche Timothy ha tempo per stupirci nuovamente. Mentre Gary Oldman ci ha sorpreso
preso per tanto tempo. È un attore favoloso ma spesso sottovalutato. Non so perché tutti si dimentichino di Gary Oldman, che invece ci ha regalato performance variegate e degne di nota per anni. Vi dico solo le più famose: Dracula, Leon, Harry Potter, Batman, La Talpa, fino ad oggi con L'ora più buia. Timothy, un pezzetto del mio cuore è tuo per sempre dopo la tua interpretazione di Elio, ma sono comunque felice che la statuetta l'abbia presa. Gary, una nota di merito, minchia che bravo Daniel Kaluuya in Get Out. Black Panther è stato poco più che un soprammobile, ma in Get Out troppo figo. Attore non protagonista Sam Rockwell. Bravo, ci sei piaciuto, una splendida prova d'attore. Ma sinceramente è troppo recitato. Se avete visto la mia recensione di Tre Manifesti a Ebbing, se non l'avete vista guardatevela, lì capirete meglio perché io l'avrei dato tutta la vita a Woody Harrelson quest'Oscar. Cioè Harrelson è una spanna sopra tutti, cioè un po' come Bryan Cranston. Purtroppo anche lui è un attore un po' sottovalutato. Forse l'ha fregato anche il fatto che in questo film Sam Rockwell passa più tempo in scena rispetto a lui. Comunque sono abbastanza d'accordo con l'assegnazione della statuetta, per carità. Sam Rockwell alla fine è un ottimo attore, una delle mie sue interpretazioni preferite è quella che ci ha dato nel Miglio Verde, però l'ho trovato anche divertentissimo come Zephod Beeblebrox in Guida Galattica per Autostoppisti. Miglior sceneggiatura originale, Get Out. Bam! Così, che è praticamente come se avesse vinto una lunga puntata di Black Mirror, in cui peraltro c'è Daniel Kaluuya. Beh, originale originale, eh. Visti gli altri candidati, forse giusto Tre Manifesti se la batteva. Get Out è davvero molto particolare. Per il punto di vista, più che per lo svolgimento, non è un thriller di quelli che ha un plot twist che mi ha esaltato particolarmente. Anzi, sinceramente, per certi versi mi ha ricordato The Skeleton Key. Ma il suo forte è il punto di vista. Il razzismo visto da una prospettiva mai contemplata, forse. È davvero unico, quindi vada per Get Out. Sceneggiatura non originale, e qui vince James Ivory per Chiamami col tuo nome, ma proprio a mani bassissime. Nella mia recensione di Chiamami col tuo nome, avendo io letto anche il libro, vi spiego in maniera dettagliata perché questo adattamento è favoloso. Quindi sono davvero davvero d'accordo con l'assegnazione di questo Oscar a James Ivory. Chapeau a Logan però per la sua nomination, perché un film di supereroi così non sarà mai visto. Invece avete visto Caruccio la camicia di Ivory con la faccia di Chalamet stampata sopra? Dunque, i principali ce li siamo visti. Scarrelliamo rapidamente qualche altra categoria. Dubbi su Coco? Non credo. Disney vince sempre e comunque, non c'è partita. Non lo so, io non ho visto gli altri film d'animazione, ma secondo voi è giusto? C'era qualcosa di più meritevole? Miglior fotografia, Blade Runner 2049. Ecco, qui come vi dicevo prima l'avrei data Shape of Water, perché a me la fotografia di Del Toro mi piace proprio tanto, ma tanto tanto tanto, eh. Sinceramente gli avrei dato anche scenografia a Shape of Water, come infatti è stato. Costumi per Il filo nascosto, che voglio dire, che fai i costumi, non lo dai a un film che parla dello stilista che cuce vestiti, cioè trucco e parrucco L'ora più buia, per la miglior pappagorgia mai modellata sulla faccia di Oldman per fare Churchill. Montaggio sonoro e sonoro. Differenza tra montaggio sonoro e sonoro, perché magari non tutti lo sanno. Sonoro, a presa diretta. Montaggio sonoro, il mix audio che si fa in post-produzione del film, quindi le musiche, tutti gli effetti, la post-produzione audio. Sonoro me lo dai a Dunkirk, ci può stare. Montaggio me lo dai a Dunkirk. Montaggio sonoro ancora a Dunkirk. Cioè sì, ma in nomination c'era Baby Driver. Baby Driver è un film snobbatissimo ma bello da morire. Io vi straconsiglio di recuperarlo. Per quanto riguarda Dunkirk, che a livello tecnico possa essere curatissimo, non ho dubbi. Il fatto è che Baby Driver però è innovativo. Cioè quello che ha fatto Edgar Wright con quel film, ma non l'abbiamo tipo mai visto. Vi dico la mia, secondo me Baby Driver grande escluso incluso per via della presenza di Kevin Spacey nel cast. Colonna sonora originale The Shape of Water. Sono d'accordo. Io personalmente l'ho adorata, l'ho già sentita mille volte su Spotify. Ma che gli vuoi di Alexandre Desplat? Nonostante, secondo me, sia palese che Del Toro gli abbia detto: senti, fammi una cosa un po' alla Ian Tiersen in Amelie. Desplat, cioè, grande artista, raffinatissimo. Canzone originale Remember Me per Coco. Deliziosa, orecchiabile, commovente. Ma secondo me non ha i livelli di Mystery of Love di Sufjan Stevens. Dai, Chiamami col tuo nome. Sentitevele una presso all'altra, poi ditemi. Dunque, questo era tutto, quasi quello che avevo da dirvi per oggi sugli Oscar. E niente, adesso tocca a voi. Mai come in queste occasioni è fondamentale la vostra opinione. Fatemela sapere nei commenti qui sotto, con civiltà. Se no vi banno a tappeto come se non ci fosse un domani. Noi siamo una community cazzuta ma elegante. Fatemi vedere. Grazie per aver guardato. Ci vediamo domani col sito di Screen Week con il ficcanaso sul mio perfido commento su tutti gli abiti degli Oscar. A Milano per chi verrà, e la prossima settimana in un nuovo video. Diamo una cifra. Ciao.